Relazione annuale dei servizi antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La 'ndrangheta rimane leader mondiale della cocaina. Sentiamo Leonardo Zellino. Mentre tutto cambia e anche le organizzazioni criminali si adeguano ai tempi e alle restrizioni della pandemia, nel sistema del malaffare internazionale resta un'unica certezza. La 'ndrangheta è sicuramente il principale player a livello mondiale nel narcotraffico. È presente in maniera strutturata in 32 paesi. Anche durante il Covid la 'ndrangheta ha continuato a gestire da leader i traffici di droga. Non a caso nell'ultimo anno i sequestri più importanti di cocaina sono stati effettuati nel porto di Gioia Tauro. Più di 6.000 chili, quasi il 50% del totale nazionale. Dalla relazione annuale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, che quest'anno celebra il suo trentennale, emerge tutta la resilienza delle organizzazioni criminali. In pandemia sono cambiate innanzitutto le rotte. Adesso le droghe in arrivo dal Sud America, per esempio, fanno tappa nel Nord Africa prima di approdare in Europa. E poi il trasporto, decisive le restrizioni ai viaggi aerei. Si è notato anche a livello internazionale un cambio di strategia, cioè dal mezzo aereo sempre di più al mezzo marittimo. Il 2020 è stato un anno record per i sequestri di cocaina, più 62% rispetto al boom del 2019, e questo dopo una prima parte dell'anno segnata dal lockdown, dove le piazze di spaccio si sono svuotate, mancavano cocaina ed eroina e sono aumentati i morti per overdose da metadone.